Rarity ha un gusto impeccabile nell'arredamento e nella scelta degli amici, quindi non vedo l'ora di lavorare con te, capisci? Sì, credo di sì. Io non chiedo di meglio che darti una zampa, capo, a te e agli animali. Ovviamente. Allora, Pinkie Pie dice che hai delle planimetrie. Non esattamente, è più una tavola visiva. Veterinario. Beh, infatti non lo è. È un'oasi per animali. Un rifugio sicuro ma non restrittivo. Confortevole ma naturale. Un posto dove gli animali possono andare e venire. Allora, potete realizzarlo? In modo aperto. Niente muri, solo una specie di recinzione nascosta in mezzo agli alberi, con un ingresso in fondo. In questo modo gli animali potranno ritornare nel bosco non appena si sentiranno pronti. Davvero astuto, mi piace molto. Sapete, io ho progettato l'ospedale di Ponyville. Potrei fare esattamente la stessa struttura anche qui. Ho ancora le planimetrie. Anche se ci vorrà un po' di tempo per eliminare tutti quegli alberi. Ma io non voglio eliminare quegli alberi, al contrario, voglio sfruttarli. Ne sei sicura? Da come ne parli non mi fa pensare a una struttura molto coerente o ad un'altra struttura che conosca. Le creature selvatiche non vivono come noi pony. Capisco che non è convenzionale, ma è perché stiamo provando a realizzare una cosa che non è mai stata realizzata prima. E io sono convinta che funzionerà. Allora d'accordo, vedrò quello che posso fare. Visto, Fluttershy può fare tutto quello che vuoi. Bene. Lo so che lei pensa di sapere quello che vuole, ma quando avrà visto quanto siano migliori questi progetti, ci sarà molto grata. Sì, è certo. Proprio vero. Quale tessuto preferisci per decorare le finestre? Oh, sono adorabili tutti e due. Non voglio sembrare sgarbata, ma deve esserci un malinteso. Vedi, non c'è nessun bisogno di tende al rifugio. E perché non ce n'è bisogno? L'ambiente dovrà essere del tutto simile all'habitat degli animali. Non deve sembrare fatto per i pony. Tutto quanto sui toni del verde e del marrone, ma sono talmente ordinari, mi spiego. Ordinari? Tu pensi che i colori di quegli alberi meravigliosi siano ordinari? Sì, esattamente. Lo stile naturale ormai è del tutto sorpassato. Questo è molto meglio, fidati. Apprezzo i tuoi consigli, ma so con certezza che gli animali saranno più felici con cuscini marrone scure con accenti verde foglia. Bene, lo terrò presente. Ti ringrazio. Il cliente ha un'idea precisa! Ma a volte è indispensabile che io cerchi di distoglierlo da quell'idea. Specie se si tratta di usare il marrone scuro. E qui abbiamo delle gabbie standard da trasporto per pecore. Ci stanno anche due animali in base alla taglia. Tutto a posto, zuccherino? Sto cercando qualcosa che assomigli meno a una gabbia e più a un abbraccio accogliente. Magari togliendo questo lato. Ma così non sarebbe più una gabbia. Sì, esatto. Questo andrebbe benissimo per fare un piccolo nido. Prenderò questi e qualunque altra cosa possa servire da tana. Tu sei sicura di non voler qualcosa di più protettivo per le bestiole? Sai, credo che abbia ragione. Non vorrai che un coniglietto entri in una tana che non è la sua.